Buonasera, buonasera. Puntata particolare, questa sera non ci sono ospiti. Per salutare il 2016, per iniziare questo 2017, abbiamo pensato a una puntata tutta fatta con filmati, quindi vedremo due lavori nuovi, uno molto particolare che occuperà quasi tutta la seconda parte della trasmissione e invece un primo filmato che abbiamo girato proprio pochi giorni fa, approfittando di questo strano inverno senza neve, sulla cima a Vostanis. Ci rechiamo quindi in Alta Val del But, quindi in Carnia, nel cuore della Carnia. Siamo nella zona di Paluzza e andremo a salire la cima Vostanis partendo dalla Casera Pramosio. Raggiungeremo quindi il confine con l'Austria. Andiamo subito allora a vedere il filmato, visto che oggi abbiamo molta carne al fuoco e vi raccomando di seguirci. Prego, il filmato della cima Vostanis. Troviamo oggi nel cuore della Carnia e più precisamente nell'alta valle del But, dove siamo saliti ai 1500 metri della conca di Malga Pramosio. Si tratta di una zona che si estende al di fuori della vegetazione erborea, compresa tra i pascoli che vedete qui attorno e le cime rocciose delle quote più elevate. Nella stagione invernale, la Casera è il punto di arrivo per una bella passeggiata con le ciaspe o con gli sci, utilizzando la pista di accesso alla conca. Se la neve manca, può essere il punto di partenza per proseguire verso le vette che la circondano, tra queste la cima Vostanis, che è la nostra meta odierna. Durante la Grande Guerra, molte furono le donne carniche che divennero ausiliarie, addette al trasporto rifornimenti dalle retrovie alle prime linee in quota. Una di loro, Maria Plotzner Mentil, durante uno di questi viaggi, fu colpita a morte da un cecchino austro-ungarico proprio in questo punto. Maria divenne il simbolo di tutte le portatrici carniche e le fu conferita una medaglia d'oro al valor militare nel 1997. Conca erbosa del lago di Avostanis è stata modellata dall'azione del ghiacciaio, che ha agito su due tipi di rocce diverse, quelle scure, che ospitano lo specchio d'acqua, e quelle chiare e verticali che chiudono l'invaso verso nord. Il lago, dalla caratteristica forma a goccia, è una delle mete più frequentate dagli escursionisti friulani, che abbinano spesso alla passeggiata lungo la pista anche la conquista alla facile vetta poco più sopra, che porta lo stesso nome del lago e che anche noi oggi andremo a visitare. Thank you.
Ed eccoci in vetta alla cima Vostanis, a 2193 metri di quota. Questa montagna si trova sulla linea di confine con l'Austria, nel tratto compreso tra Creta di Timau e quest'alta. Da qui una stretta cresta si allontana verso nord per poi piegare a sinistra e innestarsi sulle pendici del Monte Polinic. Attorno a me i resti delle postazioni della prima linea italiana, con tutte le trincee che correvano lungo la cresta. Poco più sotto, lungo la cresta sud-est, è possibile anche rintracciare un originale bassorilievo raffigurante un fante italiano, ora in parte andato rovinato. Pensate, in origine, sotto la figura, si leggeva anche la scritta «Fate tutti il vostro dovere». Eccoci di nuovo in studio. Allora, vi abbiamo presentato la salita alla cima Vostanis, ricca, come avete visto, di numerosi punti di interesse. Un'escursione abbastanza facile, fattibile naturalmente anche nel periodo estivo, nella bella stagione. Ora andiamo in pubblicità e ci rivediamo dopo per il cortometraggio. Eccoci allora di nuovo in studio per la seconda parte di Sentieri Natura. Questa sera abbiamo detto grande spazio alle immagini, ai documentari. Nella seconda parte chiudiamo questo 2016 con un filmato che abbiamo realizzato qualche tempo fa con una tecnica particolare, quella del time-lapse, una tecnica che permette di velocizzare quello che la natura ci mostra. Un soggetto molto utilizzato in questa tecnica sono le nuvole e noi abbiamo voluto proprio farvi vedere i movimenti, gli andamenti delle nuvole sulle nostre montagne. Non sono solo le montagne friulane, ci sono anche immagini relative alle Dolomiti, al Cadore, all'Alto Adige. Sono certo che comunque chi conosce la montagna saprà distinguere i luoghi in cui sono state girate le sequenze. Io direi di dare subito il via al documentario. Noi ci rivediamo alla fine per gli auguri e per i saluti.
Thank you.
E questo era Aere et Nubilo, 2 anni di riprese condensati nei 12 minuti del documentario per questo gioco di nuvole che dal vivo è difficile apprezzare, invece così con i movimenti velocizzati si riesce a individuare giochi di nuvole molto molto particolari. È il momento dei saluti. Ricordiamo allora che le puntate del Sentiero della Settimana da giugno 2016 in poi sono disponibili sul canale YouTube di Telefriuli. Naturalmente per ogni informazione potete consultare il nostro sito www.sentierinatura.it oppure mandare una mail all'indirizzo sandra@sentierinatura.it. Questo è davvero tutto, da parte mia, da parte di Sandra, un abbraccio, un saluto a tutti gli appassionati di montagna per un felice e proficuo 2017 sulle nostre montagne naturalmente. Un augurio per l'anno che verrà. Arrivederci. Arrivederci.